Stai cercando la pompa di calore per casa tua e vuoi essere tranquillo di rimanere al caldo e consumare poco, invece di portarti a casa un debito per tutto il resto della tua vita? Benvenuto in questo video, dove capirai la differenza tra pompe di calore commerciali e pompe di calore professionali. Ricordati bene quello che vedrai in questo video, perché con piccole, semplici informazioni potrai fare la tua scelta consapevole. Se è la prima volta sul mio canale, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Anch'io qualche anno fa pensavo che le pompe di calore fossero tutte uguali. Quindi ho fatto le mie esperienze e ti dico la verità, mi sono fatto del male. Cosa intendo? Intendo alti consumi elettrici, poca professionalità, poca assistenza post vendita e l'impossibilità di capire come lavora la macchina con un monitoraggio a distanza. Allora mi sono messo alla ricerca di pompe di calore serie, affidabili, che consumassero meno, insomma, in poche parole, professionali. Ma l'episodio che mi ha fatto scattare la molla nella mia ricerca è stato il video che hanno girato i miei amici, in cui hanno ripreso due pompe di calore installate in due case vicine in una fredda serata d'inverno. Guarda queste immagini esclusive. Questa è l'unità esterna di una pompa di calore commerciale e per gli addetti del settore già capiscono anche di che marca stiamo parlando. Molto famosa. Vedi come la batteria è completamente ghiacciata e tappata. Non riesce a passare un filo d'aria attraverso questa batteria. Un blocco di ghiaccio completo. Guarda, adesso tentano anche di togliere il ghiaccio con le dita, ma niente, è completamente tappata. Quest'altra invece è la pompa di calore professionale e vedi come, grazie alla distanza maggiorata tra le alette, l'aria riesce comunque a passare e non si crea un blocco di ghiaccio che manda in crisi la macchina. Infatti si vede l'effetto brina, ma l'aria riesce comunque a passare e quindi la pompa di calore funziona bene. Qui invece la parte di tubazioni, dove si vedono che non ci sono aspetti di criticità nel funzionamento. Mi chiederai cosa interessa a me, che sto costruendo casa o ristrutturando, di cosa succede alla pompa di calore. Ti interessa e come? Il portafoglio è tuo quando è ora di pagare le bollette. Questa è la macchina che riesce a recuperare 3 kW gratis dall'aria, 1 kW invece viene dato dall'energia elettrica, quindi energia che tu paghi, per ottenere dall'altra parte 4 kW termici per riscaldare casa. Perciò, se vuoi continuare a ricevere in anteprima i miei video, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco.